E vi ricordo che questa sera siamo in live con la Weekend League a tema. Sarete voi a suggerirmi che cosa scrivere ai miei avversari. Vi aspetto alle 19.30. Così vi spacchettiamo anche per la seconda squadra degli Headliners. Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi. E con il codice Mike è il 5% di sconto. Link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati a MyShosha. Sapete che significa questa? Come no? Che tempo di Toti! Sono appena usciti i candidati Toti e noi siamo pronti a fare la nostra votazione. In questo video farò due formazioni. La prima saranno i miei 11 Toti, quelli che secondo me sono stati i migliori 11 calciatori disposti nel 4-3 che vedete qui. Allora, ho dato una sbirciata ai vari giocatori candidati, ci stanno un po' delle trollate, Voglio andarla a analizzare e a spiegarvi perché ho scelto questi giocatori. Tanto non ci troviamo d'accordo e quindi voglio fare una formazione in base a quello che è FIFA, il gioco. Voglio immaginare una squadra scegliendo solamente i più forti, quelle che sarebbero delle carte veramente devastanti se fossero delle carte Toti. Quindi una formazione un po' strana, esotica. E vi ricordo che questa sera siamo in live con la Weekend League a tema. Sarete voi a suggerirmi che cosa scrivere ai miei avversari. Vi aspetto alle 19.30. Così vi spacchettiamo anche per la seconda squadra degli Headliners. Mi pare che l'anno scorso per i candidati Toti misero delle carte speciali, una sorta di if di tutti i giocatori, un punto in più di valutazione rispetto alla carta oro. E visto che quest'anno FIFA mi sembra particolarmente votata al cash, beh, quest'anno più che altro andrebbe a spiegare alcuni giocatori, ragazzi, che sono veramente troll. Io, Joselu dell'Alaves, non so che ha fatto quest'anno tanto da stare qui. Pronti ad iniziare? Due cose: sotto nei commenti fatemi la vostra formazione di Toti, fatemi sapere se siete d'accordo con me, supportate il video e... Sì, mi è tornato lo sfogo ogni qualvolta che metto la mascherina. Non esco mai, una volta che me la metto, ragazzi, me devasta. Però voi continuate a metterla, mi raccomando, è importante. Già c'ho la vestaglia e dite no, ma poi così vabbè. Il 18 chiuderanno le votazioni, quindi i Toti usciranno il 22. Segna che diventi capocannoniere. C'è da fare una premessa, se no litighiamo come è sempre successo negli anni scorsi. Dobbiamo scegliere quale criteri prendere in considerazione quando andiamo a costruire questa squadra, e è il motivo perché ho deciso di farne due. Perché se andiamo a prendere solamente in considerazione la potenza, la forza del giocatore, cioè chi è più bravo, bene o male escono sempre le stesse squadre. Secondo me dovremmo andare a prendere sia quelli forti, ma anche quelli che si sono contraddistinti di più durante l'anno, e quindi non solo che hanno giocato bene, ma che hanno vinto anche qualcosa. Iniziamo dai portieri. Insomma, manco come si chiama, però guarda, lo voterei solo perché così sono sicuro che me esce, perché questo me esce. Non so però che ha fatto durante l'anno tanto da stare qui al posto di uno black qualsiasi. Noterete che ci sono tanti giocatori che mancano e poi ci stanno i troll. Ma ehi, siamo la EA Sports, tanto l'ultima parola ce l'hanno comunque loro. Se pensate che il portiere più forte di questo FIFA è Oblak, in generale Oblak il suo l'ha fatto pure quest'anno, ma non c'è. Se devo scegliere tra questi che vedo a giocarsi lo spot di portiere del Toti, direi che sono Neuer o Alisson. Alisson ha vinto il campionato in Premier League con Liverpool dopo anni e anni e anni, ma lo ha stravinto. Però mi sentirei di premiare un Neuer che non solo ha vinto tutto, ma ha vinto anche la Champions League. Quindi non è il Neuer che trovo io, Toti, ai tempi belli, però sicuramente merita di stare in porta. Passiamo ai difensori. Qua, ragazzi, cominciano le prime trollate. Perché io qua già leggo Acerbi, che ha fatto il suo quest'anno, per carità, Mo, Amavi, Angeligno, non lo so, Ginter. Raga, Ginter, oh, io, il Borussia Mönchengladbach, che ha fatto questa qui? È arrivato in Champions League. Ah, però Jesus Navas ha vinto l'Europa League. Ci può sta. Ci può stare addirittura meno Jordi Alba. Ha preso 8 fischi dal Bayern Monaco. Cioè, no. Anche qui piuttosto scontata. Terzino destro metterei Alexander-Arnold, perché come tutti i giocatori del Liverpool hanno stravinto il campionato, purtroppo non si sono ripetuti in Champions League. Hanno perso con l'Atletico Madrid, se vi ricordate, una delle ultimissime partite pre-Covid, che ha fatto il devasto quella partita, proprio da non giocare, però vabbè. Credo che sia anche uno dei migliori interpreti in quel ruolo, e di fianco a lui vado a mettere un altro del Liverpool, perché Van Dijk ha subito un grave infortunio, quindi il fatto che non lo stiamo vedendo da un bel po', secondo me, altera un po' la percezione di quello che ha fatto durante l'anno. Ma qua ditemi se non siete d'accordo, ma io il pallone d'oro, visto
e considerato tutto quello che era successo l'anno scorso, gliel'avrei dato. E ha perso per una manciata di voti, eh. Si è ripetuto, gli auguriamo una pronta guarigione. Ora, guardando tutti gli altri nominati, non ho dubbi su chi mettere come alto difensore centrale, ma l'anno appena passato è stata una grandissima stagione, soprattutto dal punto di vista personale. Ha fatto tantissimi gol, credo che in questo momento sia il difensore centrale con più gol nella storia del Real, ma credo anche in tutto il campionato spagnolo, non mi vorrei sbagliare. Ha fatto tantissimi gol quest'anno, tanti decisivi per la vittoria del Real Madrid del campionato, quindi insomma ragazzi, mi sembra un po' una scelta obbligata, per quello vi dico, guardate che quest'anno possiamo essere un po' creativi a centrocampo, però per la difesa stiamo lì, perché anche come terzino sinistro vado a mettere, ragazzi, Alfonso Davies. Vincitore della Champions League esattamente come Neuer, ma in realtà ha vinto tutto pure lui. Ci metto lui perché come terzino sinistro qua in mezzo effettivamente c'è lui. Ci sarebbe Theo Hernandez, ma questo ha vinto 5 trofei quest'anno. A meno che non vogliamo mettere di nuovo Robertson. E qua occhio ragazzi, perché ricordatevi che c'è sempre la votazione di tutti i giocatori. Poi la EA fa come gli pare, eh. Solitamente quando c'è una votazione vincono quasi sempre i giocatori della Premier League, quindi occhio a Robertson. Però io ci metto Alfonso Davies. Peccato che anche in questo caso, ragazzi, i giocatori del Bayern Monaco pochi, perché un Alaba ci poteva stare. Sì, me l'aspetto il commento: no Mike, ci dovevi mettere Teo, ci dovevi mettere Jordi Alba, dovevi mettere Jesús Navas perché ha vinto l'Europa League. Ma passiamo al centrocampo. Qua possiamo essere creativi. Possiamo guardare solo in base alle prestazioni. Io avrei messo un centrocampo che parla tedesco. Però pure qua non c'è Müller. Non c'è... Allora, non avrebbe vinto Müller, eh. E se te esce Müller Toti stai così. Però, quantomeno, Renato Sanchez non so che ha fatto. Cioè, ce l'hanno messo per trollare, dai, per forza. Pareco che ha fatto, Pareco. Dillo, FIFA, dillo che l'hai messi solamente come troll, perché... Quando metterai tutti sti zozzoni nei pacchetti, vedi blu, dici saie e poi esce Merino. No, no, ok, a parte gli scherzi, sicuramente Gomez, Gosens hanno fatto una super stagione insieme all'Atalanta. A Luis Alberto, miglior assist man della Serie A. Ricordiamoci sempre che vota la community. Io vedo solo 4 giocatori a giocarsi un posto tra questi qui. Se per una sono abbastanza sicuro che sarà occupata da Kimmich, lo metto qui... Per le stesse motivazioni di tutti gli altri giocatori del Bayern Monaco. Per queste altre due posizioni invece sono molto indeciso. Intanto ve li metto e poi decido. Sono abbastanza sicuro che anche quest'anno la spunterà KDB, Kevin De Bruyne. È uno dei centrocampisti, se non il più forte al mondo in questo momento. Nonostante, se andiamo a vedere titoli maggiori, il City quest'anno zero, eh. In Champions League, ma no, City, ma no, City, no. È successo quello che è successo, poi in campionato è stato distrutto dal Liverpool, però sono anni che KDB è al top, ha fatto un sacco di gol, ha fatto un sacco di assist, credo che abbia infranto anche qualche record. E vedendo anche quali sono i vari nominati, sì, potremmo prendere in considerazione Henderson. E lo stesso discorso che vale per De Bruyne, possiamo farlo per Brunello mio! Ragazzi, Bruno Fernandes, so che se non seguite la Premier League e se andiamo a vedere appunto chi ha vinto, chi ha fatto cose incredibili, lo United ormai sono un paio d'anni che a parte mister spettacolo proprio zero, ma se c'è un giocatore che sta facendo la differenza a Manchester Spondarez è Bruno Fernandes. Ragazzi, da quando è stato acquistato ha fatto non so quanti gol e assist, è il miglior giocatore dello United sempre, cioè li sta proprio carriando. Però non posso non menzionare il buon Thiago, ragazzi, cioè sì, ora vedete la bandierina del Liverpool, ma tutto l'anno scorso ha giocato col Bayern Monaco e ha vinto tutto. Probabilmente è stato anche il giocatore chiave, no? Uscirebbe Premier League. Quindi, insomma, ragazzi, prendiamo due piccioni con una fava. E terzo è spagnolo. Perché, raga, diciamocela tutta. Sergio Ramos è spagnolo, ma a me deve uscire lo spagnolo scarso. È sempre stato così. Aumentiamo le possibilità di trovare un Toti, grazie. Al momento metto Diago, se la giocheranno questi quattro. Passiamo agli attaccanti, credo che sia super scontato. Possiamo non essere d'accordo sul dodicesimo, perché, sapete... Cristiano Ronaldo non può mancare in questa formazione. Ha vinto solo il campionato. Sì, non è stato l'anno più brillante della Juventus, però Ronaldo ha fatto sempre il suo. Andate a vedere quanti gol ha fatto nel 2020. Ronaldo ci sarà, lo metto alla sinistra, ma sono abbastanza sicuro che uscirà a TT. Quindi una carta devastante che costerà... Beh, scusate un attimo, allora, Andre Silva.
Perché c'è Andre Silva qui? No, giusto. Dall'alto dei suoi 12 gol in 25 partite. È vero che quest'anno ne ha fatti 9 in 13, però, cioè, capisco Ciccio Caputo. Però allora, raga, allora Immobile, che gli devo fare? Vabbè, ma pure Inks ha fatto un sacco di gol l'anno scorso. Raga, ognuno vota per quello che vuole. Però io, ragazzi, non posso non mettere, chiaramente, Lewandowski, che avrebbe meritato il pallone d'oro se l'avessero assegnato. Cioè, quanto sei sfortunato? L'anno scorso super furto a Van Dijk. L'anno precedente super furto a Ronaldo, perché se Ronaldo fosse rimasto a Real Madrid l'avrebbe vinto sicuro. Un anno che effettivamente c'è stato un calciatore che è stato superiore a tutti quanti, non assegni il pallone d'oro. No, cioè, io penso Lewandowski, porco due. Però ci sta. E a destra, ragazzi, metto Messi. Che Messi è Messi, uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Attualmente sta faticando come tutto il Barcellona. Non è stato un anno positivo sicuramente per Leo, però insomma, ragazzi, Messi comunque ha fatto gol su gol. Restano però fuori un sacco di giocatori che meriterebbero. Penso a un Mané, penso soprattutto a un Mbappé e Neymar. Secondo me questi due si giocheranno lo spot del dodicesimo. Uno perché, cioè, un conto se metti Mbappé e Neymar e io mi metto lì a spacchettare. Se ci metti un Salah, un Mané, un po' di meno. Se dovessi fare una previsione, credo che uscirà Mbappé. Però, ragazzi, qua vi voglio fare una domanda un po' cattiva. Io per Lewandowski e Cristiano Ronaldo non ho dubbi. Mbappé e Neymar, che comunque hanno vinto tutto quello che potevano, no? Nonostante Tuchel ha perso solo la finale Champions League, no? Nel campionato interregionale. Però, insomma, e loro l'hanno fatto. Sono arrivati in finale Champions League. E se in un altro universo avesse vinto il Paris Saint-Germain, immaginate come cambierebbe questa squadra dell'anno, no? Io credo che Mbappé starebbe qua. Pallone d'oro a Mbappé. Al posto di Kimmich ci mettiamo Marquinhos. Ascoltate, indipendentemente dal valore singolo, non meritano di più per l'anno trascorso un posto in questa squadra un Mbappé o un Neymar a discapito di Messi? Scrivetemelo sotto nei commenti. Quindi, ragazzi, questa è la mia formazione dell'anno. Possiamo mettere Bruno, più o meno saremo lì d'accordo. A meno che mettete Ciccio Caputo. Super velocemente, adesso insieme a voi voglio fare la formazione dei Toti migliori, ovvero scegliere i giocatori più forti che, se dovessero ricevere una carta Toti, sarebbe incredibile. Cioè, qualche posizione cambierebbe, perché in porta metterei sicuramente Allison. Ma i portieri, ragazzi, mettici chi te pare. Se devono parare, parano, se no no. Però Allison, brasiliano, Premier League. Confermo Alexander-Arnold a destra. Confermo Van Dijk e Sergio Ramos. A sinistra, sapete che c'è, ragazzi? Posso fare qualcosa di esotico? Considerando sempre i giocatori che possono vincere, ragazzi, perché Ginter non vincerà mai. Teo, sono abbastanza sicuro che non vincerà mai. Io credo che Davis vincerà lo stesso, però te ci metto. A centrocampo, ragazzi, ti vado a mettere De Bruyne. Te vado a mettere Bruno, perché Bruno, ragazzi, Bruno è il mio giocatore preferito quest'anno, eh. Cioè, Bruno è qualcosa di clamoroso. Vabbè, non ci sta, però immagina delle Son. I have a dream. Son Toti. Per l'attacco non cambia niente, solo Neymar, dodicesimo. Quindi così ce l'hai tutti. Sì, penso, ragazzi, che questa sarebbe la mia formazione pazza dei più forti. Questa è la mia formazione per i Toti. Fatemi sapere quale sarà la vostra. Vi aspetto questa sera in live, sperando che anche quest'anno ci dica bene con i Toti. L'anno scorso trovai De Ligt e Kanté Toti. Però l'anno prima non trovai niente, a parte Pelé. Quindi, insomma, speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Di questi, cioè, se trovi questi svolti, a parte Kimmich. Fate la vostra scelta. Un saluto a tutti, amici Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!